Mezz'ora al TG, in collaborazione con Istituto Banco di Napoli, Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Hotel Romeo, Aldo Coppola. L'argomento di oggi, la mastopastica addittiva con protesi al poliuretano di ultima generazione. Tra un po' vi spieghiamo di che cosa stiamo parlando. Queste sono le nuove tecniche interventistiche che garantiscono risultati ottimali, ma soprattutto più naturali. Di questo argomento tratteranno anche i maggiori esperti mondiali, anche durante il convegno internazionale che si terrà a Napoli il 21 e il 22 di maggio. Di che cosa stiamo parlando? E saluto di qui i miei ospiti di studio: Francesco D'Andrea, professore ordinario di chirurgia plastica ricostruttiva e estetica del SUN, responsabile della scuola di specializzazione primario reparto chirurgia plastica ricostruttiva e estetica dell'azienda ospedaliera della SUN. Caterina Aurilio, professore ordinario di anestesia e rianimazione presso la seconda Università degli Studi di Napoli e direttore presso la SUN della scuola di specializzazione dedicata alle stesse discipline, e la professoressa insegna anche in 6 scuole di specializzazione. Di che cosa stiamo parlando, prof? Stiamo parlando di mastoplastica additiva, di un intervento che forse è tra quelli più eseguiti al mondo nell'ambito della chirurgia estetica moderna, cioè un intervento volto ad aumentare il volume del seno in casi in cui il seno sia troppo piccolo perché poco sviluppato o perché si è sciupato nel corso degli anni a seguito di gravidanze, dimagramenti e così via. Io ho detto queste nuove protesi, queste di ultima generazione. Sì, protesi al poliuretano rientrano nell'ambito di quella che è un po' la novità in questo campo, dove già da alcuni anni sono disponibili protesi di nuova generazione assolutamente sicure, biocompatibili e ben tollerate. Quelle al poliuretano hanno una caratteristica in più rispetto a quelle classiche, che con questo tipo di rivestimento, che è appunto il poliuretano, danno una maggior naturalezza nel risultato finale e anche una minor percentuale di complicanze o di risultati non desiderati, come possono essere quelli del cosiddetto, tra virgolette, rigetto della protesi, che è uno dei fenomeni che ancora riguarda questo tipo di intervento. Ci colleghiamo via Skype con il segretario nazionale SICPRE, la società di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, professore Paolo Palumbo. Bisogna affidarsi a persone specializzate. Buonasera, spero che mi sentite. Assolutamente sì, buonasera a tutti i vostri telespettatori. Io credo che la cosa più importante quando si sceglie un intervento chirurgico è non pensare solo quale sarà il risultato, ma forse la prima domanda dovrebbe essere: si è sicuri nel svolgere quell'intervento chirurgico e a chi mi affido? Quindi essere un socio della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica è una garanzia. Me lo consente, come un bollino blu che noi diamo ai nostri soci. Ecco, al di fuori di questo certificato, noi abbiamo detto che questo è uno degli interventi che maggiormente le donne richiedono. A suo avviso, per quale motivo sono anche le giovanissime molto attente, molto legate alla bellezza, che talvolta non si sposa esattamente con la salute? È come lei ha detto, forse il primo intervento insieme alla lipoaspirazione che oggi le donne chiedono. Il seno è la cosa più importante che una donna recepisce come femminilità, e quindi l'importanza di avere un bel décolleté che sia giusto per la figura della persona che la deve indossare, se lei me lo consente, dà quel senso di femminilità e di sicurezza che oggi tutti stanno cercando. È vero che viene richiesto anche a un'età giovanissima, ma la società ha contribuito insieme al Ministero a far sì che questo intervento non si faccia prima dei 18 anni, che ci sembra l'età più corretta per poter accedere a questo intervento, nella massima sicurezza. È vero che nella massima sicurezza deve esserci la presenza degli anestesisti. Questo è ovvio. Assolutamente sì. Aspetti, prof, rimanga in linea, parliamo con lo studio e ritorno a lei. Dottoressa. Sicuramente, perché già soltanto una sedazione prevede, dal punto di vista proprio dell'ordinamento della Società Italiana di Anestesiologia, quindi linee guida, già la presenza di un anestesista.
anche un'anestesia loco-regionale può prevedere un evento avverso e quindi l'anestesista e il chirurgo devono prevedere ogni sicurezza per un paziente che va a sottoporsi. Volevo aggiungere anche un'altra cosa, che in effetti i pazienti si rivolgono al chirurgo, non all'anestesista, quindi è il chirurgo che sceglie con sicurezza un collega anestesista di cui si fida, che gli dia delle sicurezze della conduzione in sala operatoria e nel post-operatorio immediato di quelle che possono essere le conseguenze, possono esserci anche spiacevoli, sono sempre minori, che possono accadere. Quindi vogliamo ricordare, perché è giusto per la cronaca, che per diventare chirurgo, insomma, basta plastico, basta poco, e quindi si improvvisano e quindi fanno tanti pasticci. Purtroppo la normativa, diciamo, attuale non ci aiuta. Esiste una scuola di specializzazione in chirurgia plastica che rilascia alla fine di 5 anni di un percorso formativo ben articolato in cui si impara la chirurgia plastica a 360 gradi, il diploma di specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Però in Italia è possibile che un medico generico possa esercitare senza controllo la chirurgia plastica, così come anche tante altre discipline. Ma siccome la chirurgia plastica è oggi vista anche come una fonte di lucro, sempre di più abbiamo a che fare con improvvisati, con gente che non ha esperienza in questo settore, non ha il background giusto, e poi vediamo tutto quello che succede, ogni tanto la ribalta della cronaca, casi spiacevoli che però sono frutto proprio di queste inesperienze, di questi fenomeni. Un consiglio ad una donna per affidarsi nelle mani della giusta persona, come fa? Ma è secondo me molto semplice, perché oggi abbiamo a disposizione dei mezzi quali internet, attraverso i quali internet fa qualche pasticcio a volte. No, però possiamo utilizzare internet in questo caso non come strumento alternativo al medico, come spesso tanti fanno. Vanno su internet e dicono: allora l'intervento non è questo il mio messaggio. Il mio messaggio era diverso. Noi possiamo, diciamo, avere la certezza di scegliere un buon chirurgo attraverso due sistemi. Uno, quello di contattare la società di riferimento della categoria, appunto la Società Italiana di Chirurgia Plastica, che prima di ammettere un socio fa un'attenta selezione attraverso valutazione di curricula e soprattutto attraverso il fatto che debbano essere specialisti. Ma poi basta anche andare sul sito degli ordini dei medici, c'è la divisione per categorie e per specializzazioni, e in quell'ambito verificare se quel chirurgo a cui si stanno rivolgendo è effettivamente un chirurgo plastico e non è invece l'improvvisato di turno, il maxillofacciale, il ginecologo o chi altro che si mette a fare questo tipo di chirurgia. Professore Palumba, è anche vero che ci sono delle iniziative che voi promozionate? Assolutamente sì, noi dedichiamo una serie di iniziative e di messaggi proprio per la scelta del chirurgo più affidabile e che, come diceva giustamente il collega D'Andrea, ha due canali preferenziali, ma io aggiungerei anche un'altra cosa: diventa estremamente importante che lo stesso sia o lavori in una struttura ospedaliera o meglio ancora in una struttura universitaria, e se è un libero professionista allora sì che bisogna accedere al nostro sito, perché se è uno dei nostri medici significa che è stato selezionato e verificato non soltanto all'ammissione ma costantemente nel tutto il periodo che rimane socio della nostra società. Quindi noi riteniamo di essere una società estremamente seria e controlliamo la qualità delle prestazioni dei nostri associati. Noi abbiamo detto la fascia d'età, abbiamo detto prima dei 18 anni non è consentito l'intervento, ma ne vogliamo parlare delle nuove tendenze? Cioè, abbiamo parlato sì del seno, ma adesso tutti quanti stanno puntando al lato B. Dico a lei, professor Palumba. Ma guardi, lato B è uno dei lati sempre più interessanti che ovviamente vengono riconosciuti dai nostri clienti. C'è da dire che è uno degli interventi non di più richiesti per la maggior parte viene richiesta una lipoaspirazione, una liposcultura di modellamento. Raramente si richiede una protesi, perché oggi l'attività protesica del lato B lascia ancora un po' a desiderare per qualche problemino di sensibilità. Professor D'Andrea, si seguono le mode, vero? Si seguono le mode e sempre di più siamo influenzati dalle mode.
e i capricci della moda, diciamo, sono quelli che regolano un po' i canoni di bellezza della nostra vita di tutti i giorni. E quindi non abbiamo un riferimento unico, abbiamo dei riferimenti che variano di volta in volta. Sicuramente i media influiscono moltissimo, perché è attraverso il messaggio che ci arriva dai media che noi percepiamo la bellezza sempre di più come qualcosa legato alla qualità della vita e non più come qualcosa di effimero come poteva essere nel passato. Ed oggi non ci si rinuncia, tant'è che la chirurgia estetica non è più la chirurgia dei VIP come era alcuni anni fa, ma è la chirurgia di tutti. Noi vediamo nella nostra pratica clinica tutti i giorni persone di qualsiasi estrazione che chiedono un miglioramento dell'estetica, proprio perché essere belli aiuta in qualche maniera nella vita normale, sociale, di relazione. E di queste nuove tecniche se ne discute con il convegno mondiale, l'abbiamo detto, che si terrà proprio a Napoli. Il 21 e 22 maggio sarà presente anche il SICPRE, oltre che il SUN, oltre che il Comune di Napoli, la Regione, insomma tutti i partner che affiancano questo momento così importante. Però bisogna dire che c'è un livello internazionale che si incontra per stabilire quali sono i limiti? No, sì, diciamo soprattutto per confrontare esperienze, e Napoli diventerà il 21 e 22 un po' il centro, la capitale di questa chirurgia estetica, in quanto oltre ad avere i più grandi professionisti del settore del nostro territorio, quindi nazionali, avremo anche degli illustri ospiti stranieri che faranno il punto, l'up to date, su quelle che sono oggi le migliori tecniche per rimodellare i contorni corporei, sempre passando, torniamo al concetto iniziale, attraverso la sicurezza. Sicurezza uguale bellezza, secondo me questo è un binomio che non va mai dimenticato. Sicurezza e bellezza ci stiamo. C'è anche questa nuova interventistica, che la sottofasciale. Cos'è la sottofasciale? Ma qua ritorniamo nell'ambito di quella che è l'intervento oggetto della trasmissione, cioè mastoplastica additiva, aumento del seno. Noi abbiamo la possibilità oggi di fare una sorta di intervento su misura, mentre in passato noi avevamo poche protesi disponibili in termini di forma, dimensioni e così via, e poche tecniche. Oggi è un po' tutto evoluto da quella che è il materiale a nostra disposizione, quindi protesi di varia forma, proiezione, volumi e così via, a tecniche sempre più attuali. L'inserimento di una protesi in un piano sottofasciale è un po', diciamo, una novità, nel senso che è un compromesso tra la vecchia tecnica che prevedeva l'inserimento delle protesi al di sotto del muscolo, quella che prevedeva l'inserimento solo al di sotto della ghiandola. La ghiandola rimane lì dov'è? Col sottofasciale hai il vantaggio di lasciare la ghiandola dove sta, tenerla a distanza dalla protesi, e questo è un vantaggio anche per quel che riguarda, e torniamo sempre alla sicurezza, eventuali indagini diagnostiche che comunque una donna operata al seno deve fare nel corso della vita, perché non c'è questa interferenza con la ghiandola stessa e quindi anche la possibilità di nascondere o occultare delle lesioni che potrebbero essere ovviamente dannose per la salute. Questo tipo di intervento può avvenire anche a chi ha avuto problemi diversi, cioè un cancro alla mammella? Sì, sicuramente sì, perché la chirurgia plastica estetica della mammella in realtà prende spunto proprio dalla chirurgia ricostruttiva. Le protesi che noi usiamo oggi in campo estetico sono quelle che negli anni 60 furono ideate per ricostruire una mammella dopo il tumore, per cui assolutamente le protesi possono essere impiegate nell'ambito della chirurgia plastica della mammella ricostruttiva dopo che la donna ha avuto la sfortuna di incontrare il cancro. Noi offriamo una possibilità importante, ricostruendo quella salienza mammaria che è venuta meno, che è quella di un recupero, di un benessere psicologico che per una donna che ha avuto il cancro è fondamentale. Vogliamo ricordare che medici specializzati pubblici a bordo di camper hanno girato e gireranno ancora, perché questo è un evento che si ripete ogni anno, proprio per essere vicini all'idea di donne che non sanno come, dove andare e quando rivolgersi. Sì, e questa è un'iniziativa che noi abbiamo messo in essere in accordo proprio con la Società Italiana di Chirurgia Plastica, che prevede addirittura una giornata mondiale della ricostruzione della mammella, cioè andiamo sul territorio per dare informazioni su questo argomento che spesso non è
perfettamente conosciuto, e la cosa più grave non è sempre conosciuto anche da colleghi medici, perché la ricostruzione mammaria rimane un qualcosa ancora troppo di nicchia. Io credo che oggi non si possa più pensare che una donna entri in sala operatoria con due mammelle e esca con una mammella sola. Assolutamente questo non deve più succedere, ci vorrebbe un sistema per cui tutte le donne abbiano le stesse opportunità in caso di aver avuto la sfortuna di incontrare il cancro, cioè quello di poter ricostruire una mammella. Sempre? Se, dipende, ovviamente ci sono dei casi estremi in cui il cancro purtroppo è troppo avanzato, e in quei casi allora la ricostruzione può essere fatta indifferita o in alcuni casi purtroppo non può essere proprio fatta. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cosa avviene in sala operatoria? Nel senso che forse loro non hanno proprio idea, contezza di quello che accade. Innanzitutto l'ammalato, il paziente, che non si chiama più paziente, esatto. La signora viene... riceve una visita preanestesiologica dall'anestesista, quindi che valuterà dal punto di vista delle analisi e delle indagini compiute il suo stato di salute. Tra l'altro ci sono delle linee guida molto ben precise che dividono lo stato di severità di un intervento secondo anche quella che è la società americana, infatti si chiama ASA 1, 2, 3, 4, a seconda del livello di gravità che la persona che deve essere sottoposta riveste. Se non ha particolari patologie associate a quella per cui si opera, e sarà ASA 1, fino ad aumentare man mano se è un ipertenso, un diabetico, che sono patologie concomitanti che vanno valutate. In sala operatoria, nella presala, viene fatta una preanestesia che serve sia al paziente ma soprattutto anche all'anestesista per permettere sì che vada in sicurezza la frequenza cardiaca, perché i farmaci che andiamo a utilizzare durante tutta sia dall'inizio che alla fine dell'anestesia potrebbero intervenire sulla frequenza respiratoria. Quindi questa preanestesia serve un po' per sedare, calmare, tranquillizzare il paziente, ma anche per associare dei farmaci che ci sono utili a noi anestesisti, ovviamente al paziente. Poi viene indotta l'anestesia mediante in genere una somministrazione endovena di farmaci. E perdoni l'interruzione, quanto dura un intervento? Ma un intervento di massa plastica additiva dura generalmente intorno ai 60 minuti, può durare qualcosa in più. Ma è lunghetta. Non è tanto lungo se si considera che comunque i tempi tecnici per poter allestire una tasca dove alloggiare la protesi sono questi, soprattutto poi se lo vuoi fare in tranquillità, in sicurezza, nel controllo del sanguinamento, conviene, cioè noi non abbiamo mai fretta, in realtà non è il tempo che è detta, diciamo, la capacità del chirurgo. Quindi dopo un'ora dall'intervento si addormenta l'ammalato, che viene collegato a un respiratore automatico che ha dei monitor, sono monitorizzati tutti i pazienti, ci sono delle regole ben precise, ad esempio prima di iniziare una seduta operatoria viene fatto il check di tutte le apparecchiature. Questo check, la sicurezza delle apparecchiature, che sono estremamente sofisticate ormai per l'anestesia, tutto questo check è stato copiato a suo tempo dalla sicurezza dell'aeronautica, quindi per dire, quindi 100-100. 100-100, però poi nell'uomo andiamo sempre. Sì, e nell'uomo c'è sempre qualche possibilità. Però devo dire la verità, con estrema sicurezza si può andare tranquilli ad un intervento chirurgico. Al risveglio c'è la sala risveglio fuori dalla sala operatoria, c'è le stesse apparecchiature, gli stessi monitor che sono in sala operatoria, e quindi il paziente viene controllato da un'altra equipe che serve proprio per controllare il risveglio, per seguire a secondo del tipo di intervento, in questo caso un intervento di tutta tranquillità e sicurezza. Nei pazienti che poi hanno patologie oncologiche, pensiamo a quelli, noi ci auguriamo che sempre di più vengano fatte, noi siamo donne, quindi vogliamo assolutamente che al risveglio la paziente non abbia questo stress terribile che poteva avere negli anni passati. Ecco, l'altra cosa che va detta è che i tempi di recupero sono rapidissimi. Ah, certo.
da un punto di vista anestesiologico, oggi sono, rapidissime anche da un punto di vista anestesiologico. È ovvio che la professoressa ha detto tante cose importanti, però io credo che al centro di tutto rimanga sempre poi l'anestesista, perché è vero che i macchinari oggi sono all'avanguardia, però ci vuole anche la capacità di saper fare e gestire un'anestesia, e chiaramente quindi la professoressa è l'uomo che decide le modalità. Certo. Vabbè, quello che piace dire è che ogni anestesia è diversa dall'altra, perché è Taylor è fatta su misura. Per la persona. Noi siamo proprio in chiusura. Noi Palombo la vedremo a Napoli il 21-22? Assolutamente sì, la società considera il convegno di Napoli un convegno di punta, quindi la società sarà presente con tutti i suoi organismi, tra le varie cose è ormai un appuntamento anche piacevolissimo, perché Napoli è una bellissima città dove non si dice mai no nell'essere presente da voi. Grazie, poi bisogna anche dire quest'altra cosa, che ci abbiamo brasiliani, vengono dalla Spagna, vengono dagli Stati Uniti. Ce li ha messi tutti qui, ce li ha portati. Un po' di tutto. Tutto il mondo a Napoli. Tutti a Napoli. Speriamo che quando vi mettete seduti costruite queste meraviglie, perché insomma le esperienze e le forze vanno unite. La salute e la bellezza si sposano sempre? Si devono sposare sempre. Il suo motto qual è? Bellezza, la bellezza deve passare attraverso la salute. Grazie di essere stati i nostri ospiti, ci vediamo puntuali la prossima settimana, martedì alle 20:30 con Mezzoro TG. Arrivederci. Mezzoro TG, arrivederci da Istituto Banco di Napoli, Istituto Universitario della Mediazione Academy School, Hotel Romeo, Aldo Coppola.